Ciao a tutti, siamo con Nicola Antonelli, web project manager di luisaviaroma.com. Come guardate allo sviluppo delle vendite fashion di giganti dello shopping come Amazon? Buongiorno a tutti, come lo guardiamo? Con interesse, perché sicuramente sono un mezzo per tante aziende che magari non sono riuscite a cogliere in prima istanza le opportunità del digitale. Sono un'opportunità di testing e di crescita e di sviluppo del canale digitale, quindi sicuramente il parere da questo punto di vista è positivo. D'altro canto riteniamo che un brand abbia la necessità di sviluppare il proprio canale digitale, avere un'identità digitale e portare soprattutto cultura digitale in azienda. L'utilizzo di queste piattaforme sicuramente non aiuta la crescita interna. Quindi noi consigliamo alle aziende di investire internamente sul digitale. Riprendendo il tema del convegno sulla fedeltà, come si costruisce la fedeltà online? Beh, è una grande sfida, è veramente una grande sfida. Purtroppo spesso nel nostro settore almeno, e negli ultimi 2 anni in particolar modo, si utilizza la leva di prezzo per acquisizione di nuovi clienti e per cercare di mantenerli fedeli. E questo riduce la marginalità, ma soprattutto abitua il consumatore ha una dinamica di acquisto che non è naturale, no? È un po', io spesso faccio un riferimento al doping nello sport e lo trovo assolutamente azzeccato come metafora, perché cosa succede? Succede che quando il consumatore non trova più lo sconto smette di acquistare. Noi da Luisa negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per cercare di offrire ai nostri clienti più motivi per essere fedeli. Al di là del loyalty program, che lo affronteremo dopo durante il convegno, lavoriamo sul servizio di customer care 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in tutte le lingue in cui abbiamo tradotto il sito, lavoriamo con un servizio di spedizione ultra veloce, lavoriamo sulla consulenza, quindi sul customer care. Riteniamo insomma che uscire dalla logica di prezzo si possa e si debba per mantenere il cliente fedele. Grazie mille per le risposte esaustive. Grazie a voi per l'invito.